Buona giornata a tutti, sfumiamo un attimino la sigla. Io sono Claudio Simeoni, via Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ricordo che sull'elenco telefonico mi trovate come via delle Vignole 4. Il numero di telefono però è sempre lo stesso. Vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Trasmissione di stasera conclude la lettura della quarta parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e con un passo dal Vangelo di Giovanni lo mettiamo con la vicenda di John Wyclef e Jan Hus, cioè vicende di Jan Hus, ma le tesi erano di Wyclef. E vi spiegherò chi sono questi due personaggi. Vi ricordo una cosa che mi sono dimenticato di dirvi nella trasmissione precedente. Vi ricordo che stiamo per compilare il modello 740, modello 101, le tasse in pratica. E sulle tasse si mette una firma per donare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, allo Stato, alle varie confessioni religiose. La nostra indicazione è quella di darlo allo Stato. Per quanto uno possa essere contro lo Stato, per quanto lo Stato possa non piacere, per quanto possa avere dubbi sull'uso dello Stato, noi siamo convinti che comunque verranno spesi in modo meno peggio che non come li spende la Chiesa Cattolica. Pertanto, come pagani, come apprendisti stregoni, come modo di leggere il mondo, noi vi chiediamo di non alimentare l'orrore, cioè di non alimentare la Chiesa Cattolica e quello che fa. Non versate l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, non costruite orrore nel mondo, per favore non fate questo. E ricordo che non prendo telefonate fino alla fine di quello che devo presentare. Cominciamo, quello che parleremo oggi è un passo del Vangelo di Giovanni che dice del Gesù arrestato. Detto questo, Gesù andò con i suoi discepoli oltre il torrente Cedron, dove era un orto, scusate, in cui entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo perché spesso Gesù vi si ritirava in compagnia dei suoi discepoli. Giuda, dunque, avuta la corte e le guardie dei gran sacerdoti e dai farisei, arrivò là con lanterne ed armi. Questo è l'insegnamento che passa Giovanni relativo ai farisei. Ricordiamo che questa è la quarta parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e che tratta della relazione fra Gesù e i farisei e come questa relazione viene applicata nella Chiesa Cattolica, cioè qual è la giusta interpretazione della relazione fra Gesù e i farisei? Bene, il fare della Chiesa Cattolica dà l'esatta interpretazione. Commento. In questo passo la cosa che interessa è la relazione fra i farisei e la persecuzione. Vedremo come questo si riprodurrà nelle chiese cristiane, dove queste guideranno e piloteranno la persecuzione contro ogni altro essere umano che cercherà la libertà. E come spesso le chiese cristiane giocheranno sulla dualità fra potere civile e potere religioso per lavarsi le mani delle proprie colpe. In realtà, ogni cristiano è responsabile delle colpe commesse da qualsiasi cristiano, in quanto quelle azioni corrispondono all'ideologia cristiana e ai dettami della descrizione del suo fondatore. John Wyclef e Jan Hus, dall'operazione storica. Allora, Wyclef è il maestro di Jan Hus. Wyclef non è d'accordo con la Chiesa Cattolica. Anche se lui è cristiano, chiede alla Chiesa Cattolica di comportarsi in maniera diversa. E al riguardo lui elabora una serie di tesi che vengono accettate dall'università. Le tesi di Wyclef sono queste, sono un po' saltate perché parliamo solo di quelle che ci interessano di più. Il numero 2. Poiché la menzogna eretica riguardo l'ostia consacrata ha il primato fra tutte le eresie, perché essa venga estirpata dalla Chiesa, dichiaro ai moderni eretici che essi non possono né spiegare né comprendere l'accidente senza soggetto. In pratica dice che la Chiesa cattolica è eretica. Punto 5. Frutto di questa demenza, è quello che afferma Wyclef, questo, è riportato testualmente. Frutto di questa demenza con cui si immagina un accidente senza soggetto è di bestemmiare contro Dio, di scandalizzare i santi e di ingannare la Chiesa con la falsa dottrina dell'accidente.
Punto 6. Quelli che affermano che i bambini dei fedeli morti senza battesimo sacramentale non si salvano sono sciocchi e presuntuosi. Punto 7. La tenue e breve confermazione dei vescovi con l'aggiunta di riti così solenni è stata introdotta col suggerimento del diavolo perché il popolo si è ingannato nella fede della Chiesa e si creda maggiormente alla solennità e necessità dei vescovi. Tesi 8. L'olio con cui i vescovi ungono i fanciulli e il panno di lino che si mette attorno al capo con un rito ridicolo non fondato sulla scrittura. Questa confermazione introdotta contro gli apostoli è una bestemmia a Dio. Tesi 9. La confessione orale fatta al sacerdote introdotta da Innocenzo III non è così necessaria all'uomo come egli l'ha definita. Se uno offende il fratello solo col pensiero, con la parola o con l'opera, è sufficiente che gli si penta col solo pensiero, con la sola parola, con la sola opera. Tesi 12. È congettura probabile che colui che vive rettamente sia diacono o sacerdote. Tesi 14. La vita indegna del prelato toglie ai sudditi il dovere di accettare gli ordini e gli altri sacramenti. Tuttavia, in caso di necessità, si può accettare ciò da essi, pregando pienamente Dio perché voglia compiere per mezzo dei suoi diabolici ministri l'atto e lo scopo dell'ufficio per cui giurarono. Tesi 15. I vecchi, anche se non hanno alcuna speranza di prole, possono unirsi l'uno all'altro per desiderio di beni temporali o per mutuo aiuto o a causa della loro passione. La loro unione ha carattere di vero matrimonio. Veniva condannato questo dalla Chiesa, eh? Lui sta condannando ciò che la Chiesa condanna. Tesi 17. Il Papa, che si dice falsamente servo dei servi di Dio, nell'opera del Vangelo non è in nessuna categoria, è in quella dei mondani. E se è in una categoria, è in quella dei demoni, che servono Dio più colpevolmente. Tesi 18. Il Papa non dispensa dalla simonia o dal voto temerario, essendo egli un simoniaco capitale, che cerca temerariamente di conservare il suo stato, dannatamente, qui sulla terra. L'errore alla fine. Tesi 19. Che il Papa sia sommo pontefice è ridicolo. Cristo, infatti, né in Pietro né in alcun altro ha provato questa dignità. Tesi 20. Il Papa è apertamente l'anticristo. Non solo lui individualmente, ma il complesso di tutti i papi dal tempo della donazione di Costantino alla Chiesa, dei cardinali, dei vescovi e di tutti gli altri loro complici sono la multiforme, mostruosa persona dell'anticristo. Non ripugna però ritenere che Gregorio e altri papi che nella loro vita fecero molto bene con frutto, alla fine si siano pentiti. Tesi 21. Pietro e Clemente, con gli altri loro collaboratori nella fede, non furono papi, ma collaboratori di Dio per l'edificazione della Chiesa del Signore nostro Gesù Cristo. Tesi 27. Se non opera interiormente la legge della carità, nessuno con le sole carte e con le sole bolle ha la giustificazione in maggiore o minor misura. Tesi 31. Per l'autentica autorità secolare si chiede la giustizia di chi domina, cosicché nessuno che sia in peccato mortale è padrone di alcunché. Tesi 32. Tutti i religiosi moderni fanno di tutto per macchiarsi di ipocrisia. Questo infatti significa la loro professione, che essi digiunino, si vestino, agiscono differentemente dagli altri. Tesi 34. La religione o regola privata degli ordini dei frati monaci sa di presunzione blasfema e arrogante verso Dio, e i religiosi di tali ordini, con l'ipocrisia della difesa della loro religione, presumono di innalzarsi sopra gli apostoli. Tesi 38. Basta i laici che essi qualche volta diano ai servi di Dio le decime dei loro proventi, così essi danno sempre alla Chiesa, anche se non sempre al clero di corte designato dal Papa o dai suoi dipendenti. Tesi 40. Molti sacerdoti semplici superano i vescovi in questa potestà. Anzi, sembra ai fedeli che la grandezza della potestà spirituale
viene conseguita più da un figlio che imita Cristo coi suoi costumi che da un prelato eletto dai cardinali o simili apostati. Tesi 42. Non vi è maggiore eretico e maggior anticristo di quel chierico che insegna essere lecito ai sacerdoti ricevere possessi temporali, e se vi sono degli eretici blasfemi, sono proprio quelli che insegnano ciò. Tesi 43. Non solo i signori temporali possono privare la Chiesa dei suoi beni di fortuna, e non solo ciò è lecito, ma devono farlo sotto pena di eterna dannazione. Tesi 49. Dio non può ridurre al nulla niente, né aumentare o diminuire il mondo. Può creare le anime fino ad un certo numero e non oltre. Queste sono le tesi di Wirklift. Wirklift però muore, non può essere processato per eresia. Però queste tesi vengono assunte e fatte proprie da Jan Hus, che è il rettore dell'università di Praga. E proprio perché Jan Hus le fa proprie e le diffonde, vediamo indecisione dei concili ecumenici. Dichiarate eretiche le tesi Wirklift, il concilio di Costanza non si impegnò soltanto in una questione dottrinaria. Le tesi critiche nei confronti delle decisioni ecclesiastiche, ma non quelle dell'Eucaristia, avevano infatti trovato una sede di diffusione nazionale nell'Università di Praga, e il boemo Jan Hus, che ne era rettore, le appoggiava apertamente. Il concilio convocò Hus perché si discolpasse, e il 6 luglio 1415 pronunciò una condanna nei suoi confronti, affidando all'autorità imperiale il compito di eseguirla. Hus fu arso al rogo, mentre la Boemia iniziava una sollevazione contro l'imperatore destinata a protrarsi per 20 anni. E adesso leggiamoci un po' il processo e la condanna di Hus. E vi ricordo che il centro sono le tesi che vi ho letto prima. Nonostante sia stato decretato che la dottrina di Giovanni Wirklift di dannata memoria e da condannarsi, e che i suoi libri imbevuti di questa dottrina devono essere bruciati come eretici, un certo Giovanni Hus, qui presente, non discepolo di Cristo, ma dell'eresiarca Giovanni Wirklift, contravvenendo dopo la condanna al decreto stesso, con audacia temeraria, ha insegnato, sostenuto e predicato non pochi dei suoi errori ed eresie, condannati sia dalla Chiesa di Dio che da altri reverendi padri di Cristo, signori arcivescovi e vescovi di diversi regni e maestri in teologia di molti studi. Questo sacrosanto sinodo di Costanza dichiara e definisce gli articoli che seguono e che dopo una diligente ricerca di molti maestri nella Sacra Scrittura sono stati trovati nei libri ed opuscoli scritti di propria mano, e che lo stesso Giovanni Hus, in una pubblica udienza dinanzi ai padri e ai prelati di questo concilio, ha ammesso trovarsi nei suoi libri e nei suoi opuscoli. Non sono cattolici e non devono essere insegnati come tali. Molti di essi, infatti, sono erronei, altri scandalosi, alcuni offensivi per orecchie pie. Molti sono temerari e sediziosi, alcuni sono apertamente eretici e già da tempo riprovati e condannati dai santi padri e dai concili generali che proibirono severamente di predicarli o di approvarli in qualsiasi modo. Ma poiché gli articoli in parola sono esplicitamente contenuti nei suoi libri o trattati, cioè nel libro che egli ha intitolato De Ecclesia sulla Chiesa e in altri suoi opuscoli, questo Santo Sinodo riprova e condanna questi libri e la loro dottrina, condanna gli altri singoli trattati ed opuscoli, sia in latino che in volgare boemo, da lui pubblicati o tradotti in qualsiasi altra lingua da lui o da altri. Ordine stabilisce che essi debbono essere pubblicamente e solennemente bruciati alla presenza del clero e del popolo di Costanza, aggiungendo che, a causa di quanto abbiamo detto sopra, giustamente la sua dottrina, ora e in seguito, debba considerarsi sospetta per quanto riguarda la fede e da evitarsi a tutti i fedeli. Se poi qualcuno violasse o disprezzasse questo decreto, io lo faccio. Lo stesso Santo Sinodo stabilisce che gli ordinari e gli inquisitori per l'eresia procedono contro costoro come contro chi è sospetto di eresia. Sentenza di deposizione contro Giovanni Hus. Dopo aver esaminato inoltre gli atti
e tutto ciò che è stato compiuto nella causa dell'Inquisizione riguardo all'eresia del predetto Giovanni Hassa, e ascoltata prima la fedele e completa relazione dei commissari deputati a questa causa e di altri maestri in teologia e dottori in utroque iure in entrambi i diritti, canonico e civile, riguardo agli atti e a quanto è stato fatto e detto dai testimoni, che sono stati molti e degni di fede, cose tutte che sono state lette allo stesso Giovanni Hassa, chiaramente e pubblicamente dinanzi ai padri e ai prelati di questo sacro concilio, e da cui risulta chiaramente e pubblicamente, dinanzi ai padri e ai prelati di questo sacro concilio, apertissimamente che egli pubblicamente per gran numero di anni ha insegnato e predicato molte cose malvagie, scandalose e sediziose ed eresie pericolose. Questo sacrosanto sinodo di Costanza, invocato il nome di Cristo e tenendo unicamente Dio dinanzi agli occhi, per cui la sentenza è fatta da Cristo e da Dio, con questa definitiva sentenza emanata per iscritto, dichiara, dispone e stabilisce che Giovanni Hassa è stato ed è eretico, vero e manifesto, che ha insegnato e predicato pubblicamente errori ed eresie, già da molto condannati dalla Chiesa di Dio, e moltissime altre cose scandalose, offensive per le orecchie dei semplici, temerari e sediziose, non senza grave offesa alla Divina Maestà, scandalo di tutta la Chiesa e danno della fede cattolica. Egli ha inoltre disprezzato le chiavi della Chiesa e le censure ecclesiastiche, persistendo in esse, con animo indurito e scandalizzando molto i fedeli con la sua pertinacia, avendo interposto appello a nostro Signore Gesù Cristo come sommo giudice, ignorando la mediazione della Chiesa, nella quale ha introdotto molte falsità, ingiurie ed espressioni scandalose con disprezzo della fede apostolica, delle censure ecclesiastiche. E poiché da quanto questo sacro sinodo ha potuto vedere e sentire, ha compreso che lo stesso Giovanni Hassa è pertinace e incorreggibile e talmente preso da questi errori da non desiderare di tornare in grembo alla Santa Madre Chiesa, né da voler abbiurare all'eresia gli errori da lui pubblicamente difesi e predicati? Per questo il sacro sinodo di Costanza dichiara e stabilisce che Giovanni Hassa si è deposto e degradato dall'ordine sacerdotale. Sentenza di condanna al rogo di Giovanni Hassa. Questo sinodo di Costanza, visto che la Chiesa di Dio non ha altro da fare, abbandona Giovanni Hassa alla giurisdizione secolare e stabilisce che debba essere consegnato al braccio secolare, in decisione dei concili ecumenici. Questa è la sentenza finale. Jan Hass viene bruciato al rogo. Ma la cosa peggiore è che Jan Hass era arrivato a Costanza con un salvacondotto dell'imperatore Sigismondo. Era arrivato a Costanza con il salvacondotto che non avrebbe avuto condanne fisiche, non avrebbe avuto tortura. Ebbene, i santi padri del concilio, vigliacchi ed assassini, hanno messo in scena un tentativo di fuga per screditare Jan Hassa davanti all'imperatore e poterlo bruciare. Questa è la vigliaccheria di Wojtyla e di tutti i suoi predecessori. Non hanno il senso della giustizia, perché tutto deve essere in ginocchio davanti a loro, tutto deve strisciare davanti a loro. Poi sappiate le sette cosa portano e qual è la vera setta. Commento. Gesù arrestato in Giovanni è il processo alle tesi di Wirkleft e la condanna al rogo di Hass. Il cristianesimo è una struttura di pensiero stretta, non concede respiro. Ogni respiro di libertà nel cristianesimo deve essere soffocato. Non c'è posto per il dubbio, per la soggettività. Tutto deve piegarsi all'affermazione apodittica. L'affermazione a priori nel cristianesimo precede e fonda la costruzione della ragione. La condiziona. Piegando la sua descrizione del mondo alla priori. Ogni sforzo della ragione di liberarsi dell'a priori deve essere condannato con la massima ferocia. La ferocia con la quale i cristiani ammantano il loro pensiero è la loro unica garanzia per la perpetuazione del loro dominio. I cristiani sono coscienti come la parola divina altro non sia che il tentativo di un pazzo di impadronirsi del genere umano, rendendolo sottomesso. I cristiani si rendono conto come la loro religione sia un'impostura, una pura invenzione articolata per assoggettare il genere umano, e che solo il terrore consente la perpetuazione di tale assoggettamento.
Il cristianesimo non è divenuto in funzione dei bisogni umani, ma è imposto ai bisogni umani ai quali impone adeguamento. Il cristianesimo non solo ha paura di ogni forma di relazione che l'essere umano riesce a stabilire col circostante, ma teme ogni sussurro della ragione che chiede e reclama rispetto alle imposizioni a priori imposte. Questo è il caso delle tesi di Wirklift. Questo è il senso del rogo che arse Jan Hus. L'ostia consacrata è l'articolazione del dominio del comando della Chiesa Cattolica. I cattolici dicono che dentro l'ostia consacrata ci sia il corpo di Gesù. Naturalmente non spiegano questo, lo affermano. Costruiscono un concetto a priori al quale chiedono deferenza e sottomissione. La violenza con la quale impongono quella deferenza e quella sottomissione la chiamano il potere della Chiesa sposa di Cristo. Quella sottomissione è ottenuta mediante il più feroce terrore, tanto distruggendo l'ostia come disprezzo al terrore che la Chiesa cristiana cattolica impone agli esseri umani. I cattolici chiamano costoro satanisti e si compiacciono nel perseguitarli e nell'additarli al pubblico disprezzo per conservare il diritto di continuare a distribuire terrore. La Chiesa cattolica afferma che nell'ostia c'è Gesù. Dice una grande stupidaggine. Ciao Franco, so che te mi stai ascoltando, ma ormai te si arriva a metà. La Chiesa cattolica afferma che nell'ostia c'è Gesù. Dice una grande stupidaggine, una stupidaggine che a forza di uccisioni, massacri, torture, nessuno osa più imputare la Chiesa cristiano-cattolica di abuso della credulità popolare. Quando qualcuno esprime un dubbio, deve essere ucciso. Se il concetto che la Chiesa cristiano-cattolica attribuisce all'Eucaristia viene considerato per ciò che è, un'impostura dottrinale finalizzata all'organizzazione della sottomissione degli esseri umani, l'intera parola divina altro non può essere considerata che un'impostura dottrinale finalizzata all'organizzazione della sottomissione degli esseri umani. Lo stesso Dio, al quale i cristiani cattolici chiedono sottomissione, diventa pura e semplice invenzione, alla cui descrizione costringe alla sottomissione. Non è un caso che il concilio delegato alla condanna delle tesi di Wirklift agisse per nome di un tale Giovanni XXIII. Costui era un individuo che si era macchiato di feroci delitti. Da semplice soldato aveva percorso ogni gradino della carriera ecclesiastica con metodi abominevoli, ma in sintonia con la pratica cristiana. Era odiato per la violenza dei suoi metodi. Fu eletto papa in contrapposizione ad altri due papi già esistenti. Da uno di questi fu arrestato e rinchiuso nel castello di Gottenberg. Finì per umiliarsi e gettarsi ai piedi di Martino V che lo graziò. Questo non cambia le conclusioni cui giunse la Chiesa Cattolica, in quanto la condanna del dubbio sull'ostia è prioritario. Espresso tale dubbio crolla l'intero castello attraverso il quale la Chiesa Cristiano-Cattolica impone sottomissione. La ragione non può essere elemento attraverso il quale costruire se stessi. L'elemento attraverso il quale costruire l'uomo cristiano cattolico è l'a priori della parola divina e la sua ragione deve piegarsi a quella a priori. Per questo le tesi di Wirklift furono condannate. Aveva osato pensare. Libertà aveva sfiorato la sua ragione. All'interno della struttura di pensiero che si stava formulando in Wirklift, il potere di avere della Chiesa cattolica non trovava posto. Per lui diventava inconcepibile il possesso degli esseri umani e considerava effettivamente il Dio dei cristiani un essere buono e non un pastore che portava le proprie bestie al macello. Wirklift si sbagliava da questo punto di vista, ma il lume della ragione che aveva introdotto lo costringeva a costruire un sistema di pensiero al centro del quale non c'era il macellaio di Sodoma e Gomorra, ma un padrone attento ai bisogni umani e comprensivo alla versa sorte che spesso si abbatte sugli esseri umani. Il suo Dio non era il distruttore del diluvio universale, come per la struttura coercitiva della Chiesa Cattolica, ma era il padrone che conduceva gli esseri umani ciechi lungo la propria via. Wirklift aveva acceso una prospettiva di pensiero e su quella prospettiva intendeva marciare. Wirklift poteva dire che chi affermava che i bambini dei fedeli morti senza battesimo sacramentale non si salvavano erano sciocchi e presuntuosi. Mentre Wirklift metteva al centro del suo pensiero il Dio buono,
La Chiesa cristiano-cattolica mette al proprio centro del pensiero il macellaio di Sodoma e Gomorra. Pertanto, mentre Wyclef si abbandona al giudizio di Dio, la Chiesa cristiano-cattolica impone se stessa come emanazione di Dio, e soltanto la sottomissione alla Chiesa cristiano-cattolica permette all'individuo di ottenere garanzie di salvezza da Dio. La Chiesa cristiano-cattolica si considera padrone di Dio. Se questa non è presunzione, ditemi voi che cos'è. Quando la ragione scorge il lume attraverso il quale superare la barriera dell'a priori imposta, vi si getta a capofitto. Così Wyclef condanna la Chiesa cattolica quando antepone la forma alla sostanza. Per Wyclef la fede in Dio è una cosa seria. Il fatto che la Chiesa cristiano-cattolica imponga assoggettamento attraverso la forma di riti solenni, ma vuoti nel contenuto, lo irrita. Al contrario, la Chiesa cristiano-cattolica sa perfettamente che fuori dalla solennità del rito ha il vuoto del pensiero e la miseria della parola divina. La Chiesa cristiano-cattolica sa perfettamente che non potrebbe convertire nessuno alla sua dottrina senza un'imposizione militare. La Chiesa cristiano-cattolica sa perfettamente che senza la scenografia non è in grado di suscitare emozioni e coinvolgimento delle persone. La Chiesa cristiano-cattolica sa che per assoggettare deve ingannare. Wyclef è in questo caso responsabile di credere in un Dio buono. Questo è intollerabile. Il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra. O fai quello che voglio io e pensi a e come voglio io, o ti ammazzo. Wyclef si ingannava. La Chiesa cattolica, anche per quanto riguarda la questione dell'olio col quale i vescovi ungono i bambini, non è forse il Cristo l'unto del Signore? Non sono i vescovi la materializzazione di Dio in terra? Dunque, appare del tutto logico che costoro ungano le pecore del proprio gregge, ad imitazione del loro Dio, in quanto Dio essi stessi. Questa bassezza dottrinale non sfuggiva a Wyclef e considerava questa identificazione dei vescovi con Dio una bestemmia al suo Dio buono. Wyclef considerava una questione dottrinale dal punto di vista dottrinale e non sottometteva la dottrina alle necessità di assoggettamento coercitivo degli esseri umani. Assoggettamento coercitivo che era il primo posto nell'imposizione dottrinale della Chiesa cattolica. Nel momento in cui il vescovo ungeva il bambino, egli era Dio che ungeva suo figlio, Dio esso stesso. Il vescovo in quel momento si eleva alla pari del suo presunto creatore del cielo e della terra. È una questione di punti di vista. La vita che il lume della ragione lascia intravedere, o la distruzione e la morte che la sottomissione impone. Questa è una questione di scelta. Anche sul concetto della necessità della confessione, per la Chiesa cristiano-cattolica, Wyclef sbagliava. Alla Chiesa cristiano-cattolica non interessa l'onnipresenza e l'onnipotenza di Dio. Alla Chiesa cattolica interessa la propria onnipotenza e la propria onnipresenza, che non deriva da Dio, ma dalla sua capacità di assoggettare, sottomettere e controllare gli esseri umani. Innocenzo III si considerava Dio in terra, si considerava il padrone degli esseri umani e non era disposto a tollerare nessuna opposizione. La confessione gli serviva come arma di ricatto nei confronti dei fedeli, come strumento attraverso il quale controllare la sottomissione degli uomini ai dettami della Chiesa cattolica. Innocenzo III si riteneva Dio abbattendo imperatori e distruggendo matrimoni per soddisfare la sua sete di potere e di dominio. Figuriamoci il suo atteggiamento nei confronti dei piccoli uomini che sottomise ad una feroce inquisizione. Sviluppando il concetto di remissione cosciente delle mancanze in sostituzione della confessione, quale diritto della Chiesa cristiano-cattolica di imporre la pena, Wyclef ne minava l'autorità di auto-identificazione con il macellaio di Sodoma e Gomorra. Minava l'autorità della Chiesa cristiano-cattolica di costringere gli esseri umani a strisciare davanti alla sua autorità. I cristiani diventavano come quel fariseo che poteva stare ritto davanti all'altare del Tempio perché si era sempre comportato secondo la propria coscienza e secondo i propri dettami divini. Quale crimine? La Chiesa cristiano-cattolica deve ridurre i suoi fedeli come il pubblicano,
che per il peso della sua coscienza non osa guardare l'altare per la quantità di colpe che ha commesso. Non è importante se le colpe sono inventate dall'autorità ecclesiastica o siano reali, cioè rispondono alla coscienza del singolo. L'importante per l'assoggettamento è che l'individuo sia schiacciato dalle colpe. Anche il pensiero secondo cui chi vive rettamente possa essere considerato diacono o sacerdote cozza violentemente contro il concetto di controllo militare degli esseri umani messo in atto da Gesù e dalla cozzaglia inumana dei suoi seguaci. È il padrone che sceglie il capo dei servi. La struttura e l'idea delle chiese cristiane si basa sul possesso e sul controllo degli individui, si basa sul potere di avere. Se dovesse esistere un sistema o una pratica per cui un individuo possa occupare una posizione gerarchica all'interno della Chiesa Cattolica senza che questa lo controlli o lo usi per i suoi scopi, si minerebbe una gerarchia basata su elementi di sviluppo del potere di essere dell'individuo, generando i semi per la distruzione della gerarchia della Chiesa Cattolica stessa. Lo stesso discorso vale per l'atteggiamento dei fedeli nei riguardi della vita indegna del prelato. Non è il comportamento che deve determinare la sospensione dell'autorità ecclesiastica del prelato, ma le decisioni finalizzate ai propri fini dalle autorità della Chiesa Cattolica. È il potere di avere a determinare i comportamenti della Chiesa cristiano-cattolica, la necessità di controllo e di dominio sugli esseri umani, non la parola divina di cui solo la Chiesa Cattolica è interprete. La vita indegna è tale al giudizio della Chiesa, della gerarchia ecclesiastica e dei suoi bisogni, non per violazione di principi divini. Non deve essere il comportamento a privare il prelato dell'obbedienza degli schiavi, ma l'eventuale ordine proveniente dalla gerarchia ecclesiastica di cui il prelato e gli schiavi sono proprietà. Cosa significa in pratica tutto questo? Se il prete stupra bambini, è sempre un prete davanti al quale i fedeli devono mettersi in ginocchio. Soltanto il Papa, soltanto il Vescovo può evitare che il prete sia prete, ma il prete, anche se stupra bambini, è sempre il prete e la persona deve mettersi in ginocchio. Mentre invece Wycliffe diceva che se uno è indegno deve essere cacciato via. Anche a proposito del matrimonio fra anziani, Wycliffe antepone la sua visione del Dio buono a quella del macellaio di Sodoma e Gomorra, di cui le chiese cristiane e quella cattolica in particolare sono portatrici. Per Wycliffe i bisogni umani sono creati da Dio e la loro soddisfazione non reca offesa a Dio, ma omaggiano Dio. Per la Chiesa Cattolica i bisogni umani devono essere snaturati e piegati in funzione del suo desiderio di assoggettamento. Per la Chiesa Cattolica il sesso serve esclusivamente per fare figli. Nuovi schiavi da mettere in ginocchio, costringere a lavorare per derubarli della loro fatica, o carne da guerra per mettere in ginocchio altri schiavi, a maggior gloria del suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. È inevitabile che la concezione di Wycliffe si scontri con quella della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è nemica del genere umano, è una guzzina. Questo Winkler non lo aveva capito, era convinto che la Chiesa sbagliasse. Egli era cristiano e non era in grado di chiedersi dove stava l'errore, dove stava l'abominazione. Per la Chiesa Cattolica i vecchi sono solo carne da putrefazione, al massimo da gestire come merce nei ricoveri per usarli come merce di scambio e di sottomissione all'interno del sistema sociale che intende dominare. Nel Vangelo il Papa non appartiene a nessuna categoria se non quella di Gesù stesso. Il Papa è Gesù, con la sua infamia e con la sua aberrazione. Dell'aberrazione di Gesù il Papa si serve per assoggiogare gli individui. Non solo è pura fantasia il farsi chiamare servo dei servi, non solo è menzogna, ma la ferocia con la quale un Papa esercita il dominio lo fa apparire come un'aberrazione assoluta. Il Papa ha una sola funzione, schiacciare e soggiogare gli individui più deboli. Deve costringere gli individui alla cecità, deve costringere le persone a morire di morte lenta per gloria della Chiesa cristiana. Wycliffe vede nel Papa una figura, non vede il processo storico di aberrazione con cui quella figura, che quella figura garantisce. Wycliffe non vede l'aberrazione umana di cui Gesù è portatore. Egli si stupisce dei comportamenti del Papa. Non si stupirebbe tanto se conoscesse il Vangelo di Gesù per quanto è scritto e trasportato nel quotidiano e non invece per l'immagine che gli è stata creata nella sua testa dopo decine d'anni di condizionamento educazionale. L'aberrazione umana sta in Gesù
e il Papa ne rappresenta la continuità e il rinnovamento nella sua epoca. Se peccati di simonia si tratta, dal punto di vista dottrinale Wyclef aveva ragione nell'imputarlo al Papa e, prima fra tutti, a Pietro, non certo a Simon Mago. Simon Mago viveva sviluppando il potere di essere dentro di sé, a differenza di Pietro, la cui predicazione dipendeva da un ipotetico quanto inventato Dio. Simon Mago non poteva comperare quanto Pietro non poteva vendere. Non Simon Mago tentò di corrompere Pietro, ma Pietro millantava un tentativo di corruzione per decantare il riconoscimento di un potere che in realtà non aveva. La truffa fu fatta da Pietro nei confronti di Simon Mago. Di volgare truffa si tratta. Per il resto appartiene tutto all'intimo della Chiesa Cattolica. Come questa afferma la presenza di Gesù nell'Eucaristia, adducendo ad un mistero col quale nascondere la menzogna, così si inventa il reato di simonia attraverso il quale mascherare il possesso di potere che non ha. Papi come Innocenzo III e Giovanni XXIII sono esempi di simonia talmente grandi che un cristiano dovrebbe chiedersi quanto valore hanno i suoi principi dottrinali se questi vengono così sfacciatamente violati da chi dovrebbe preservarne il valore. La violenza della Chiesa cristiana cattolica è tale da imporre ad un cristiano di porsi queste domande. I principi dottrinali della Chiesa cattolica sono funzionali a sottomettere gli esseri umani distruggendoli, non per preservare il divenire dopo la morte del corpo fisico. L'avvento del Papa come capo spirituale della Chiesa cattolica è il frutto di feroci lotte, sia fisiche che dottrinali. Solo con la guerra il Vescovo di Roma ha imposto la propria supremazia sugli altri Vescovi e solo grazie all'appoggio armato di imperatori ai quali il Papa garantiva l'assoluta sottomissione dei suoi schiavi. Wyclef sbagliava nell'affermare che nei Vangeli non esiste approvazione di questa dignità. Esiste come? Essa è il naturale proseguimento delle affermazioni che Gesù era il figlio di Dio quale creatore dell'universo, Dio egli stesso. Questa preposizione sancisce il diritto alla posizione di Papa. Se Gesù, che era pazzo, si definiva figlio di Dio, altrettanto valida la preposizione secondo la quale, dal momento che il Papa è potente, possedendo i fedeli del proprio gregge, costituisce continuità col fare di Gesù. La definizione di Wyclef del Papa come anticristo appartiene al proprio pensiero. Egli segue l'immagine del Dio buono, del Gesù buono. Pertanto, chiunque sottrae autorità al Dio buono e a Gesù buono è necessariamente il suo peggior nemico. Dunque, secondo la logica di Wyclef, i papi, in quanto malvagi, sono l'anticristo, nel significato cristiano che tale termine assume. Solo qualcuno, dice Wyclef, che si è comportato bene, si è pentito prima di morire. Tutti i papi sono malvagi. Su questo possiamo concordare. La malvagità non sta nell'atto compiuto, ma nella direzione in cui portano gli atti compiuti. Così un atto non si può definire malvagio in sé, ma si definisce malvagio quando il suo scopo è quello di negare, bloccare e impedire lo sviluppo del potere di essere della specie umana. Possedere esseri umani costituisce malvagità in sé, al di là che il padrone sia buono o cattivo. Scusate un attimo solo, riprendiamo subito. Nemici del Gesù buono per Winkler sono tutti coloro che compongono la struttura della Chiesa cattolica, coloro che mettono in ginocchio esseri umani, coloro che usano la loro funzione per trarre benefici e rubare il pane dalle mani di chi lavora. Costoro sono l'anticristo come concepito dai cristiani. Peccato che Gesù non fosse l'immagine che Wyclef si era costruito. Peccato per Wyclef che Gesù fosse malvagio, esattamente come Innocenzo III e Giovanni XXIII. Pietro e Clemente non furono padroni del genere umano, ma marciavano con Dio per diffondere la fede. Questo è il pensiero di Wyclef. Wyclef parla di costruzione della religione cristiana, non di imposizione della religione cristiana. Peccato ancora che egli dimentichi di essere un prodotto dell'imposizione cristiana e soltanto il sussurro di libertà, che è pagana e non cristiana, gli ha permesso di accendere il lume della propria ragione. Wyclef parte dal proprio divenuto per costruire un futuro diverso. La Chiesa cristiana cattolica parte dal proprio divenuto per imporre la continuazione di un futuro di sottomissione
per l'intero genere umano. Wyclef considera la carità come trasporto dell'individuo nel circostante. La Chiesa Cattolica considera la carità come atto di consolidamento del proprio trionfo nell'essere riuscita a costruire la miseria nel genere umano. La ragione dottrinale sta dalla parte della Chiesa Cattolica. Infatti, Gesù da qualche parte afferma che i poveri sono sempre con gli apostoli e questi possono fare loro del bene ogni volta che ne hanno voglia. Ogni volta che gli apostoli hanno voglia di fare del bene ai poveri, non ogni volta che hanno la possibilità di alleviare le sofferenze, non ogni volta che è oggettivamente necessario. La Chiesa Cattolica interpreta correttamente il messaggio di Gesù sulla carità, che del resto esprime nello stesso episodio la condanna per Giuda, che invece la carità intendeva nello stesso modo di Wyclef. Anche il concetto di giustizia, in chi domina, viene stravolto in Wyclef. Chi domina non può esercitare giustizia, esercita soddisfazione dei propri bisogni e perpetuazione della situazione che gli consente di continuare a dominare. Soltanto all'interno del potere di essere c'è giustizia, in quanto equilibrio fra i vari poteri di essere. Nel potere di avere non c'è giustizia, c'è soltanto appropriazione di schiavi attraverso i quali soddisfare i propri bisogni. Non c'è giustizia nell'atto del dominare, ma soltanto soddisfazione di un bisogno proprio del potere di avere. Lo sa perfettamente la Chiesa Cristiana Cattolica, che non può permettere a nessuno di entrare nel merito dei propri bisogni di potere e di dominio. Dal punto di vista dottrinale ha ragione la Chiesa Cattolica. Gesù si considerava il padrone dell'esistente ed essendo la Chiesa Cattolica la rappresentante di Gesù in terra, si ritiene padrona dell'esistente. Il concetto di giustizia per la Chiesa Cattolica è quello secondo cui ognuno deve fare quello che la Chiesa Cattolica vuole nella misura e nel modo che ella lo vuole. Anche la critica che Wyclef fa ai religiosi del suo tempo può essere estesa a tutti i religiosi cattolici del passato e del suo futuro. Non può essere diversamente. L'ipocrisia è il fondamento della dottrina cristiana. L'ipocrisia deve essere l'atteggiamento che i cristiani hanno davanti alla vita. Se ciò non fosse, non sarebbero cristiani, ma eretici, e come tali vanno bruciati sul rogo o comunque allontanati dalla Chiesa cristiano-cattolica. A Wyclef sfugge il vero significato delle regole degli ordini religiosi. Le regole imposte dagli apostoli sono vecchie, appartengono ad un tempo in cui i cristiani si scontravano col comando sociale. Non erano comando sociale. È necessario adattare le regole e le condizioni al mutare dei costumi. Occorre costringere gli esseri umani alla sottomissione, sempre più convinta e sempre più acritica. Le regole vanno variate in funzione dell'obiettivo da raggiungere. La Chiesa cristiano-cattolica si arroga il diritto di questo, in quanto rappresentante di Dio in terra, può variare qualsiasi cosa esistente che tanto Dio, il creatore dell'universo, è merce privata della Chiesa e lei ne può fare quello che vuole. La parola assoluta di un Dio assoluto diventa relativa e incompleta quando si tratta di perfezionare la struttura attraverso la quale sottomettere gli esseri umani. Un altro reato grave commesso da Wyclef consiste nel consentire agli schiavi di dare la decima a chi ritengono asservito a Dio e non alla Chiesa cristiano-cattolica. Togliere la ragione stessa dell'esistenza e della ragione coercitiva della Chiesa cattolica, togliendogli il beneficio della decima. Quale reato? Vi ricordo, non firmate per la Chiesa cattolica sul 740, per favore. Wyclef è come se voi bruciaste Jean Haas sul rogo. Cioè, quando firmate per dare l'8 per 1000 alla Chiesa cattolica, è come se accendeste il rogo e bruciaste Jean Haas. Wyclef non si rendeva conto che il fondamento dell'ipocrisia cattolica era finalizzata a togliere il lavoro dalle mani degli schiavi per assicurare alla struttura religiosa una vita senza affanno. Cosa sarebbe la Chiesa senza il diritto di rubare il pane dalle altre mani? Quali altri scopi avrebbe l'esercizio della sua ipocrisia? Se dal punto di vista esoterico le ragioni sono molte, dal punto di vista della quotidianità le ragioni sono quelle di una banda di ladri organizzata per togliere il pane dalle mani a chi non si può difendere. E non hanno importanza le motivazioni pseudo-giuridiche con le quali la Chiesa Cattolica ammanta l'appropriazione indebita, moralmente parlando, del lavoro di altre mani. Scusate un attimo ancora.
La voce sta andando via, purtroppo. L'osservazione di Wyclef sulla semplicità di molti sacerdoti è la contrapposizione che ha sempre attraversato la Chiesa cattolica fra potere di essere e potere di avere. Anche se le gerarchie religiose hanno sempre lavorato per distruggere il divenire degli esseri umani, c'è sempre un cammino di libertà che può essere intrapreso partendo da qualsiasi tipo di oggettività esistente. La Chiesa cristiano-cattolica afferma il proprio diritto di possesso. Wyclef mette l'accento sul modo di essere degli individui. Quale diversità? Sul possesso Wyclef si scontra con la gerarchia della Chiesa cristiano-cattolica. Il possesso è il centro del comportamento della Chiesa, dai tempi di Gesù fino al giorno d'oggi. Il possesso è la ragione stessa di essere della Chiesa cattolica. Negare il possesso significa negare il dominio della Chiesa cattolica. Negare il potere di avere significa ridurre a nulla degli individui che affermano se stessi attraverso la carica ecclesiastica e il terrore che attraverso questo dispensano. L'invito agli stati laici di togliere i possessi alle chiese appare quasi sovversione. Non è possibile pensare un ecclesiastico povero. Non è la ricchezza e il lusso che determinano la sua funzione di ecclesiastico. Per la Chiesa cristiana cattolica sembra che Wyclef voglia minare alla radice il suo potere, il suo controllo del bestiame umano, la sua rappresentazione di Dio in terra. Cosa può fare Dio? Dove arriva il potere del Dio dei cristiani cattolici? Non può ridurre al nulla niente, né aumentare o diminuire il mondo. Dunque il Dio dei cristiani non è onnipotente. Se è così, è ancora più necessario il terrore con cui la Chiesa cristiano-cattolica riafferma il suo diritto sul bestiame umano. Se il loro Dio è debole e monco nel suo potere, allora tanto più grande deve essere la ferocia della Chiesa cattolica per riaffermare il suo potere. Non è così, afferma la Chiesa cristiano-cattolica. Dio è onnipotente e noi ci limitiamo ad obbedire ai suoi dettami. Questi sono i motivi per cui le tesi di Wyclef vengono condannate dai cristiani. Impotenti a combattere Wyclef, i cristiani se la sono presa con Jan Hus, seguendo il loro stile di individui vigliacchi ed ipocriti, come solo i seguaci di Gesù di Nazareth possono fare ad imitazione del loro maestro. Hus fu convocato a Costanza con salvaconduto di Sigismondo. Lo stesso Sigismondo partecipò al concilio e, nonostante queste assicurazioni, i cattolici inventarono un tentativo di fuga di Hus al fine di screditarlo e impedire un intervento a suo favore dello stesso Sigismondo, il quale acconsentì che Hus fosse bruciato vivo. La parola di un cristiano, da quella del suo Dio all'ultimo sgherro, è solo merda. L'addirittura morale di Hus era possente, e chi lo condannava erano soltanto delle canaglie degne del macellaio di Sodoma e Gomorra, individui che consideravano il diritto un mezzo attraverso il quale ridurre in schiavitù il genere umano. Hus si difese con le armi della ragione, espose i suoi punti di vista. Sbagliava. Chi aveva davanti non voleva una sua difesa, voleva una sua capitolazione, voleva che egli si sottomettesse al dettame della Chiesa cattolica. Magari sarebbero stati pronti a fornirgli privilegi, ma Hus sarebbe andato contro la sua coscienza. Ormai egli era diventato libertà. Ormai il suo cammino lo aveva portato lontano, dove nessun cristiano lo poteva raggiungere. Mentre i partecipanti al concilio di Costanza morivano lentamente, Hus diventava eterno, come eterno diventa chiunque procede lungo i sentieri di libertà. Hanno disperso le sue ceneri sul lago di Costanza affinché non ci fosse un luogo dove ricordarlo. Ma mentre lo bruciavano, il suo corpo luminoso rimaneva compatto. I partecipanti al processo di Costanza hanno probabilmente una lapide sopra i loro resti, ma la loro energia è dispersa nel vento, dove hanno disperso quella di ogni fedele che davanti a loro si è messo in ginocchio. Hus diventò eterno. I partecipanti al concilio di Costanza sono solo polvere, come polvere è solo Sigismondo. Il peso di ogni delitto commesso contro il divenire dell'umanità grava sulle spalle di ogni singolo cristiano ed esce dallo spazio e dal tempo, come la dottrina cristiana, in quanto imposizione assoluta di un Dio onnipotente, onnisciente ed assoluto, gronda di sangue e lacrime delle genti che sono state costrette a seguirla. L'attività dei cristiani è di una tale gravità, di una tale aberrazione morale, che non esiste tribunale umano capace di amministrare un solo atto.
di amnistiare un solo atto, ogni singolo atto ricade su ogni cristiano, oltre lo spazio e oltre il tempo. Marghera, 29 maggio 1996. Quello che vi ho letto, quello che ho finito di leggere adesso, è la quarta parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e la relazione esistente fra Gesù e i farisei, e come la Chiesa Cattolica ha applicato la relazione fra Gesù e i farisei nella sua storia, per cui è l'esatta interpretazione degli insegnamenti di Gesù. Ricordate, se volete sapere cosa pensa una persona, guardate le sue azioni, guardate le sue mani. Il resto è propaganda, il resto è scena, il resto è inganno. E io con questo ho finito la quarta parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Le altre tre parti non le tratto per il momento, le tratterò più avanti. E dalla prossima trasmissione, dalle 19 alle 20, comincerò la lettura di un altro libro e comincerò a leggere Il Sentiero d'Oro, le immagini della religione romana. Io a questo punto, se qualcuno vuole telefonare, sono pronto a prendere telefonate. Non ho più niente da aggiungere a quello che vi ho letto, nel senso che anche all'interno del cattolicesimo e cristianesimo sono stati costruiti dei percorsi di libertà. Io vi ho raccontato una storia, vi ho raccontato l'uscita dall'orrore dall'Ottocento fino al 1789. Vi ho raccontato come l'uscita dall'orrore è costato sangue, sacrifici, interpretazioni, eppure ogni persona ha messo il suo seme di libertà. Ogni persona ha lavorato per restringere l'oppressione. Perché questo? Perché la stregoneria del paganesimo esistono solo là dove c'è libertà. La stregoneria del paganesimo vivono solo dove il potere di essere può essere sviluppato senza coercizione. La stregoneria e il paganesimo sono la libertà del singolo individuo, ma sono anche la libertà dell'oggettività in cui il singolo individuo esiste. Vorrei ricordarvi ancora una volta i nostri principi fondamentali. Mentre il cristianesimo considera che all'inizio del tempo c'è una volontà creatrice, un Dio creatore, il paganesimo e la stregoneria affermano che questa non esiste, ma la volontà delle trasformazioni è all'interno dell'esistente e attraverso trasformazione dopo trasformazione, mutamento dopo mutamento, vanno a costruire la coscienza universale. Dunque la coscienza universale è alla fine del tempo e non all'inizio del tempo. E io qui chiudo la trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, ma il numero di telefono è sempre uguale, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Un'ultima annotazione per gli amici che sono in contatto: fra poco faremo la prima pizza fra quelli che hanno un percorso di stregoneria, un percorso pagano molto, molto vicino, cioè molto intimo. Finalmente riusciremo a fare anche sta roba, che era da mesi che ci stiamo lavorando. Ci incontreremo soltanto fra di noi, cioè fra quelli che hanno delle cose abbastanza personali, e ci staccheremo un pochino da quello che è il... Sì, da quello che è, diciamo così, l'essere amiconi, cioè parleremo di cose molto intime, ecco. Per cui sto per riuscire a organizzare sta roba, non picchiatemi, ma sto facendo il possibile. Sabato vi ricordo che sono a Bologna a fare questa conferenza, che è la stessa conferenza che vi ho detto per radio un paio di settimane fa, è la stessa conferenza che abbiamo fatto a Treviso, è la stessa che abbiamo fatto a Vicenza, è sempre le stesse cose che andiamo ripetendo. Perché questo? Perché non è facile elaborare una conferenza nella quale si dicano cose in generale, però che comprendono un po' tutto il pensiero, tutta la struttura di pensiero.
E per il momento sono queste le cose importanti da portare in giro, cioè non è tanto andare nella specificità. Questo è, diciamo così, che è il quadro generale di quello che è il pensiero del paganesimo politeista della stregoneria e la cosa più importante da portare in giro. Dopodiché andremo anche sullo specifico. Abbiamo tenuto qui in radio un piccolo incontro, diciamo una piccola conferenza incontro. Il 29 aprile e stiamo pensando di rifarla questa, magari con argomenti più specifici, fra un paio di mesi, per cui verso la fine di giugno. Se qualcuno è d'accordo può anche darmi un colpo di telefono se gli va bene, o se no va bene, insomma, faremo un annuncio normale di un incontro normale, se vedremo anche con Franco, con tutti gli altri della cooperativa cosa ne pensano, se gli va bene, insomma, comunque. L'incontro, l'ultimo incontro, il primo incontro che abbiamo fatto è stato estremamente positivo, nel senso che c'è stato confronto, però è chiaro che io sono una persona abbastanza dura, cioè confrontarsi con me è abbastanza duro perché per me il pensiero è una cosa importante, cioè pensare non è una cosa così tanto ce la raccontiamo, cioè per me è una questione di vita o di morte, non è una questione per giocare. Per cui è chiaro che se si partecipa a quelle si sa cosa si trova, insomma, cioè, l'incontro è questo, cioè, si viene apposta per discutere, ecco, non è che si viene per fare gli amiconi. Bene, io qui ho finito, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Radio Gamma 5, vi ricordo che trasmettiamo su 94 FM, vi prego, non firmate per i cattolici, non firmate per l'8 per 1000 per i cattolici, mettete la firma per lo Stato, quanto poco saranno usati meno peggio. E un giorno forse potremo fare pressioni per usarli meglio. A risentirci a giovedì prossimo. Trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo alle ore 15, sempre dalle onde di Radio Gamma 5 su 94 FM. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci.